Buonasera, ragazzuoli, benvenuti per questo, possiamo dire, Monday Night della CPC 9 e con questa sera vedremo di fronte due team che soprattutto vi farò raccontare dai miei due, diciamo, compagni di viaggio. Uno è Matteo, meglio Relix, che già conoscete, che è già stato con me in precedenza, e l'altro, scusate che io ho la gamba che fa le bizze questa sera, ecco qua, e l'altro è Andrea, che tra parentesi, l'altra volta ne abbiamo provato a fare un'intervista, non poteva parlare, e che sarebbe NXG Raptor. Ciao Andrea. Ok, perfetto. Allora, stiamo per partire, ragazzi. Come potete vedere, quindi abbiamo praticamente i Vibe contro gli Impulsive Astral. Ho detto bene, non è che... Ok, pensavo di aver detto la prima baggianata della serata. Ah, il Quasar va. Vabbè, pensavo che era un... come dire... appunto, quindi già il nome del team è Vibe. Quindi ho detto bene, quindi ho detto bene, quindi ho detto cioè, Matteo, ci devono pagare gli sponsor qua se dobbiamo dire il loro nome. Oh. Allora, quindi c'è tanto anche da parlare. Ieri c'è stata la ODC, la seconda fase dell'ODC, che ha visto praticamente vincere, come avete potuto vedere, il VFL contro, in finale purtroppo, contro il nostro amato Relix, il nostro amato Matteo, che ci racconterà come è andata per filo e per segno l'ODC, ma soprattutto io direi di iniziare. A partire, esatto, se ci puoi dire innanzitutto il mapset che possiamo vedere. Adesso abbiamo ritritto postazione. Va bene. Le portiamo a sorpresa quelle lì, così almeno ci sarà molto, molto, molto più, come dire, challenge per gli ascoltatori. Vediamo un po' come si vanno a comportare questi due team. Ricordiamo che questa qui è comunque sul Best of 5, giusto? E soprattutto dobbiamo dare le vostre prime impressioni, innanzitutto sulla mappa, su come va giocata e il vostro pronostico in ordine. Vai con prima Matteo, poi Andrea. Sì. Che poi ho anche degli aneddoti su Genetics, quindi perché lo conosco bene, perché è un ex giocatore di Gears, quindi vi posso dire qualcosina. Poi continua di... Sì. Quindi se puoi dare proprio finale secco, sì. Non sulla mappa in generale. Ok, perfetto. Intanto ma andiamo giusto qui. Quindi oh, tu ti quindi Andrea, tu ti aggreghi proprio. Ok, perfetto. Allora, in questo momento, come potete vedere, in sovraimpressione... Sì, dimmi. Vabbè, però...
Infatti andiamo proprio su di lui, che era quello che sta in serie in questo momento, in serie di 6, quindi ti sta pounando, no, nulla da fare. Vediamo Domiz in questo caso. Allora, direi che, come potete vedere, appunto, sovraimpressione. Intanto dicono che non ti sentono. Mi sentite, ragazzi? Perché evidentemente forse c'era qualche Ah, forse. problemino. Ok, Sì. perfetto. Allora, praticamente Ottimo. tutto quello che hai detto non è andato a buon fine, però va bene. Allora, Matteo Assolutamente. praticamente ha detto che i Vibe vincono secco proprio, quindi saranno loro a vincere questo match. Andiamo in questo caso su Genetics. Si è accodato anche comunque Andrea. Hanno praticamente quindi dato un pronostico raccontando alla fine non niente di particolare sui vari giocatori, tranne che su Masti che stava facendo 0-5 e con una serie, come avete potuto vedere, di 5, addirittura di 6, scusate, si è portato subito in carreggiata. Quindi 57 per praticamente gli Imp e 80 per i Vibe. Direi di andare un pochettino su Frank. Allo stato Sì. attuale 86 a 59 punto per i Vibe. Come vedete i team, come vedete i team, come si possono, se ci può essere appunto il contropronostico da parte vostra in questo momento. Non mi sembra Ah. perché è abbastanza equilibrata la No, no, situazione. io rimango sul mio pronostico del 3-1 per gli Idomina, per i Quasar. Per i Lo Quasar, do ricordiamo, Team I Domina. lo quoto al 90% io quel risultato lì. Ok, perfetto. Quindi stessa cosa, Matteo, oppure vogliamo avere uno scontro di pronostici in streaming? Andrea, cosa dici tu? Anche No, no, anch'io ho un bel tu 3-1 dici per quasi al Vibe. 90% che vincono. Quindi anche Andrea così, direi che gli Imp vi ringrazio anche io in questo caso, non so che dirti. E direi andiamo un po' a vedere, quindi intanto Mamma gli mia, chi dunque si è Imp fatto una stanno comunque tripla? recuperando un pochettino, quindi Hanno 88 recuperato. Andrea ha fatto 95. una turnata Vabbè, su sì. Zambo che l'ho vista in live. Zucca sta Intanto davvero camp dando spettacolo in su questo Shark in momento. questo momento che fa una piccola bella cosa, facendo un piccolo controgiro. Nel frattempo va a killare, giusto, si Mamma fa mia, una doppia qui, Shark! attenzione, per poco, Beh, cioè, Jumbot vedi che se la sono che... recuperata, però, Eh sì, 100 pari, 100 pari, vediamo ora come va a finire. Quindi 57 secondi alla fine, Jumbot, andiamo su di lui che era stato quello che... È riuscito a fare le ultime, a fermare una piccola serie sì. appunto di Shark C'è in anche. questo Assolutamente, c'è anche da dire che gli Idomina di team Quasar Vibe, scusate, in questo sì. momento hanno forse i due player più forti giovani che ci sono al momento in circolazione, insieme all'altro team che sono anche gli Idomina Quantum, che i player sarebbero Predax e Mamba, e invece qua sarebbero Frank e Zambo, che hanno comunque tutti i Frank. 15 anni. No, io ci vorrei anche degli Quantum, però, stavo dicendo. E Sì, comunque, che boh, poi il io. mamma l'abbiamo visto la volta scorsa in pratica, quindi Sì, assolutamente. è stato veramente molto bravo, molto Credo bravo. che abbiano un egregio futuro se continuano su questi passi. Beh, vediamo un po', ragazzi, di sfornare qualcheduno di nuovo. Allora, intanto io direi, io torno un attimo su Shark che è sempre in bagarre, come dice buon Guido Meda. Infatti 22-18 sei in questo momento a serie 2, però Ah. gli porto un po' di sfiga. Direi in questo Sì, ho visto. momento su Genetics e in difesa praticamente sull'HP, nulla da fare per lui. Ora Ah, Frank sì. e Zambot riescono comunque a A difendersi a difendersi. dovere. Sì. Da dire che stanno Shark, tenendo dai, su Frank abbastanza. Esatto. ancora perché sta facendo un macello, Sì, veramente. Frank Frank è infatti sta facendo proprio proprio. War Machine in questo momento, Frank. Esatto, War Machine, però viene dilaniato Tornato ora. lateralmente. Vediamo da Kisuke in questo momento, cam su di lui. Non siamo andati ancora su di lui. Ecco, se la prima volta ci regala una kill in questo momento. Potrebbe Era andare. serie di 3, nulla da fare. Domiz, Niente, se noi che portiamo sfortuna.
No, non dire Secondo così, me se no poi ci affibbiano il fatto che noi portiamo sfiga, in quanto non è vero. Tommy sta scrivendo intanto. Ma poi Non ho inserire di capito, 4 kill Andrea. comunque. Tommy inserire di Sì, 4 sì, sì. kill. Score di Frank, tra Ah, l'altro. vedi, sto imparando a castrare perché stavo proprio su di lui. Vediamo, Masti in questo momento che era un po' in difficoltà in presenza, però in questo momento comunque ne ha prese 9. Ah, ha Serie di sbagliato 1, Masti che ha ucciso 18-22. la Eh sì, qui. postazione. Ok, ha sbagliato perché giustamente è andato a dare spazio Sì, agli ha preso avversari, una infatti kill gliel'hanno. inutile. E hanno purgato per un. Esatto, in questo caso Frank. 33-24 per lui. Genetics segue 23-20. 29, 24, 25-29. Scusa, Zambot in questo caso, però. Insomma, è il lavoro di squadra che fa la differenza, non le kill in questa modalità, Esattamente. ma come in quasi tutte le modalità. Forse Ma l'unica un po' in c'è meno. da dire che le kill fanno sempre la differenza nel modo da respawn, perché Sì. se meno kill, più gli avversari rischi che Vabbè, entrano nelle postazioni in e caso ti di blocco ammazzino. spawn, in caso di blocco spawn, sì, Sì, indubbiamente, però, assolutamente. appunto, casomai io ho 30 kill, però casomai un altro che ne ha 0, può darsi Comunque, che ha partita tiranissima, in questo fatto momento sotto di 20 punti gli Impulsive, il lavoro. devono cercare di Esatto. recuperare. Esatto, attenzione, qui Shark killato, vediamo ora, Ahia! 143-173, vediamo ora Tommy sta Masti. tirando un drone d'assalto. Tommy sta tirando un drone d'assalto che può salvare la partita in questo momento. Vediamo proprio Domitz in difesa. Ne vede uno, lo kill Mamma mia, Domitz! di gran carriera, un altro non ce la fa ed era proprio in questo caso Benzinator che Ma non è diremo, ancora finita, non è andiamo, ancora finita. scusate, c'era Frank proprio che in bagarre, andiamo, Benzinator stava proprio su di lui, stava sopra, nulla da fare per lui, vediamo ora Niente. come si comportano, c'è il cambio, quindi a 5 secondi Lo stanno facendo, si dell'HP. stanno preparando per la rotazione, perché se gli Impulsive dovessero riuscire a Esatto. tenere per più di 30 secondi questa hill, avrebbero vinto matematicamente. Perfetto, Ma quindi la ricordiamo vedo molto difficile. 185-163. Io direi di Aspetta, andare in questo momento su l'hanno Frank. rotta. Viene killato. L'hanno rotta la postazione gli Sì, Impulsive. In questo infatti. momento se gli Oddio, Impulsive Matti, una tengono questa quadrupla postazione. si è fatta. Infatti Sì, ho abbiamo Masti, visto. Shark e Kisuke. Vediamo in questo caso Stanno cam su facendo fortino, stanno Masti. facendo fortino gli Sì, Impulsive, lo sanno infatti bene che andiamo a possono vedere ancora qui vincere. Masti. Attenzione, andiamo su Shark che se ne trova uno Shark, davanti, ma due, questa. non va. Mamma Kisuke mia, riesce ad non è entrare in ancora. me. Riesce ad entrare giusto, giusto, ma si trovano con. Mamma mia, il cardiopalma davvero questa Sì, partita. Benzinetto 184, Ah, no, 189. A 11 hanno secondi vinto dalla già. fine. Andiamo su Benze È che finita. viene killato da Finita. Kisuke. Ma c'è il ritorno Terrorize. di Hanno Genetics. vinto Continua De Domina. 184, 195. Vediamo cam su Genetics. Due davanti. Viene killato 196 a 184 per i ragazzi. Dei Vibe li chiamiamo direttamente col diminutivo. Bravissimi sono stati perché partita Assolutamente. tiratissima. Kill cam per Genetics su Kisuke. C'è da dire che Saltello, punto. c'è da dire che E hanno sorpreso match. molto gli Impulsive, hanno sorpreso molto perché non li avrei mai dati così, cioè una partita così combattuta da loro. Conosco Domitz. Assolutamente. Kill intanto. Comunque ragazzi, Allora, vediamo, nel Frank War frattempo vediamo un Machine. pochettino il resoconto con Massi 14 prese, 5 difese, da notare Shark 38-31, un pochettino a differenza, vabbè, di kill, però comunque Massi il grande lavoro. Poi dall'altro lato abbiamo Frank 43-31 con molto equilibrio per le prese, tra Frank, Sì, si Genetics e Benzinator, vede che sono un team 10-10-10. che si butta molto dentro, si vede proprio. Esatto, e Zambot un po' il difensore della situazione, che poi comunque ne ha prese 9 e ne ha difese 5, quindi veramente, veramente bravo in questo caso, Sì, bravi assolutamente. a entrambi i team. Allora, nel frattempo, Adesso cerca report di di distruggere risultato. Riot. Ched Riot, beh, direi. Beh, cerca e distruggi. Allora, direi che siamo pronti anche per andare. Beh, ragazzi, come lo vedete, questo. Allora, a me Riot non è che piaccia tanto come mappa. In Riot è una mappa Ched è molto diversa. tattica. No, per una questione di spawn. In Ched è diversa, Ah, sì, in quelle assolutamente. lì.
appunti mi fa letteralmente non mi fa impazzire, mettiamola così. Vediamo adesso con Cerca e Distruggi se ci farà divertire, come dicono i miei due cari compagni, quindi Matteo Rerix e Andrea Rapteura, che è una bella mappa per Cende. Io direi, se sono pronti, possiamo anche partire. Sì. Sì, sto scrivendo che il side che devono prendere i due team, un attimo per... Perfetto, intanto per chi ci segue, vi raccomando, potete fare, ragazzi, fate domande per, appunto, per Matteo, Relix o Andrea Rapteur, se avete delle domande, oppure domande anche a me, vediamo un po' di rispondere a qualsiasi cosa, tipo Hyper, sera Mir, oh, grandissimo! Allora, Mir, niente carambole questa sera. C'è un problema. Che con questo COD, pensa, addirittura mi hanno messo pure la stecca, cioè proprio tipo carambola in buca. Però il problema è che questo COD si presta poco con le granate, non ci sono tantissime carambole. Però posso dire che nel momento in cui ci sarà una carambola e me ne rendo conto, farò grandissima festa, veramente grandissima festa. Rex intanto mi burla, però non conosce, no, non so se conosci, diciamo, le carambole che mi sono portato dietro negli streaming. Ah, no, non le conosco. Allora, praticamente nei vecchi COD tu buttavi la granata, no? C'era spesso, intanto aggiorniamo anche il risultato per i Una vibe, zero, una zero a vibe. 1-0. C'era spesso che tu buttavi la granata, praticamente, cos'è che faceva la granata? Rimbalzava e c'era Prendeva. praticamente, e poi casomai ti killava, e quindi soprattutto perché io ho iniziato col veterano, iniziando poi col veterano, facevi proprio una vera e propria carambola perché comunque non la vedevi, e quindi Maledetti i c'è stato veterani, assolutamente. questo io che ogni volta che c'era una kill rocambolesca, appunto, dicevo carambola, però poi è stato un po' il motto della kill fatta di Comunque, granata, mi duole carambola. interromperti, ma in questo momento i vibe sono 2 contro 3 a move piazzata per gli Allora, io avversari. sto su Frank, ero dall'inizio su Frank e Uno sono V3, rimasto su Frank. Frank è 1 contro Esatto, 3, e 1 proprio contro 5 in Frank si questo va a fare la momento. kill. Vediamo, e Ah, viene viene preso in questo proprio momento. dilaniato in Sto questo preso da momento. Fire, da Fire. Esatto, intanto scusate se bevo, però purtroppo in telecronaca ci vuole. Devo dire che se mi devo sbilanciare in questa mappa devo dare favoritissimi gli impulsi perché ci sono tutti quanti Chad Warrior, li conosco da tanto tempo e sanno come si gioca rispetto ai vibe che magari sono assieme anche da poco con Genetics e quindi magari devono ancora trovare l'intesa perfetta. Però Sì, chi lo sì. sa, come magari sarà come prima che mi butto sul pronostico che i vibe avrebbero stravinto eppure è stata tiratissima fino agli Però ultimi anche secondi. Frank, Genetics e Benzi lo Ah fanno sì, si porta via bene. Frank col primo sangue. Questa mappa è Sì. utilissima Io ho per cam Frank. su Genetics perché Zambo si allora porta via due. io ti Ah, una coppia dico. di Zambo. Ti dico l'anima di questo giocatore, che è un giocatore che non riesce a star fermo, te lo dico già adesso. È uno che deve andare in mezzo all'azione. E però intanto 1-1 siamo rimasti lì con la Sì, cam su di ci lui e sta, lui è sì. rimasto con la bomba in mano, proprio detto letteralmente. Però appunto Deagle è uno che, essendo Utilizzo. di, come dire, di una scuola molto di rushatori, perché vengono da un gioco diverso, ma adesso si è dedicato purtroppo Assolutamente, al. Gears io ci giocavo così già just for fun e mi ricordo che c'era gente davvero troppo forte col fucile a pompa. Lui è uno di quelli. Allora, Sì. intanto Vedo andiamo a vedere. Andiamo a che Zambo vedere. sta facendo sponkill di granate, chissà se farà carambola. Non lo so, Niente. vediamo. Nulla da fare. Abbiamo ora Domiz che va a Domitz dovrebbe stunnare. guardare No, non va a Fire perché stunare sanno che nessuno. possono arrivare da lì. Mastiff E porta infatti via sta uno in questo andando. momento, in middle map. Ecco qui, Masticam Dico, su c'è di che la lui. bomba lo Viene prende, Domitz muore. killato Domiz. Viene killato Domiz. Assolutamente. Più che altro, io direi, vediamo ora Kizuke ne ha visto un Shark. altro, Kizuke ne ha visto uno, lo sta prendendo da dietro e Kizuke lo porta a casa. 3v1, 3v1. Se Perfetto, perfetto. Io direi di dobbiamo... andare su Benzi. Benzi in questo momento è il Esatto, nostro 1v3, uomo. io Benzi lo conosco da tanto tempo, ha giocato sempre CPC, penso che se non fa degli errori stupidi possa vincere, come non detto, quindi Grande porto Matte. sfortuna.
Sì, che porti veramente fortuna. Ha Bravo, ok. portato sfiga, però non Assolutamente. diciamolo, no, poi ci incolpano e dicono che noi portiamo sfiga. Non è vero, ragazzi, non è vero, noi portiamo fortuna ai team. Comunque stavo dicendo che diciamo che tra gli Edomina in questo momento Benzi è quello più preparato sul cerca e distruggi dal livello, perché ha tanti anni di esperienza alle spalle, lui gioca da COD 4 a cerca e distruggi, per cui Sì, no, teoricamente che in poi questo momento è lui che è. dovrebbe capitanare la sua squadra. Sì, che poi paradossalmente Benzi era quello che sembrava più in difficoltà, però comunque ha giocato allo stesso livello dei compagni in HP. Esatto. Intanto è proprio lui che va a prendere in questo caso La bomba. la bomba, vede Su un che porta il avversario, primo non ce sangue. la fa a killarlo, non ce la fa a killarlo. 4v2 Continuiamo. per gli impulsive. 4v2 per gli impulsive. Come possiamo vedere nella minimappa, gli impulsive sono disposti tutti quanti in centromappa su A per evitare che ci vadano a piazzare, lasciando scoperto tutta la parte del mid e di B. Quindi, boh, vedremo come andrà a Sì. finire. Per me possono vincerlo ancora dei Domina questo round. Infatti vediamo un po' Frank e Benz in questo caso. Stanno cercando di Allora, tirare su cam su B. Frank che sta cercando comunque di fare un giro, cercando di proteggere appunto Cerca di il portare via la kill. compagno. Attenzione Frank se ne ne vede trova uno uno. davanti e lo va a Se lo killare porta a casa. perché zitto zitto 4-4, come si dice da me, è andato a killare l'avversario. Torniamo su Benz che, attenzione, ho visto un Questo colpo di momento cecchino. Frank ne può portare via un altro. Frank ne può portare via un altro, ma lo ha perso. È scomparso davanti ai suoi Sì, anche occhi. Benji l'aveva Aia. perso in questo. Attenzione, Frank lo può turnare. Frank può tornare Andiamo, all'avversario. vediamo ora, e lo fa però 1v1, dopo che 1v1, 1v1, ha killato 1v1. l'avversario. Vediamo ora 1v1 contro Kisuke, continua Kisuke è nell'azione. serie di 2 kill. Kisuke adesso se lo aspetta che l'avversario sia su B. Durante adesso ci saranno su A. E Frank Infatti va. ha perso automaticamente il round perché non ce la fa piazzare. Peccato, peccato. Era un bel 1v3 che veniva. Sì, Davvero bello. Peccato verissimo, per lui. verissimo. Intanto, scusate, è meglio che mi Io stanno nello chat dico bussando. sempre portate. Sottotono. Il Genetics Ma non è non è vero. assolutamente sottotono, si può recuperare tranquillamente quel risultato. Allora, quindi 3-1 per Gimp, per da un lato Aia, la. Kisuke. Kisuke porta via già il primo nemico, come ogni rank sta facendo benissimo Kisuke. Infatti io direi la prossima volta, guarda, sento te Mumbot porta via e andiamo su Nuzzi. Kisuke. Mumbot 3v3, 3v3 in questo momento, 3v3. 3v3, andiamo un po' su Sto Domiz guardando che ancora comunque Kisuke, che sarà mo se ne l'altro. troverà uno davanti, è un Aia, 4v2 Kisuke ha Ah, portato via eccolo qui. Genetics. No, siamo su di lui, raga, io l'ho perso sempre Kisuke. Lo dico già adesso, È quindi lui. siamo su di lui. Allora, Kisuke quindi sta provando un flank, tre sta provando giocatori in tutto. vita per i Gimp e due per i Vibe. Vediamo un pochettino dove. Innanzitutto andiamo a vedere che fra poco se ne trova qualcheduno Trova due sotto, davanti. Kisuke ce n'ha due Eh sì, sotto. stanno Il sotto, curante di esatto. quello che sta succedendo. Adesso pushano Domix sulla bomba, probabilmente. Oh, no, Vediamo, lascia vediamo, ho Arthur sentito. solo. No, eccolo qui, ne trova uno. Kisuke, Headshot, ancora headshot lui. Lambo. A Kisuke lo Eccolo porta qui, via. lo va a fare di gran carriera. Ne ha Eccolo trovato qua. un altro. Kisuke è qui che va ad Attenzione, accecchinare. prende l'Atlas. Mamma mia, sono Quicks. Oh mio Kisuke. Dio, ragazzi! Ma cosa ha fatto? Ma cosa ha fatto? Kisuke si è portato via l'ultimo nemico in un 1v2 col cecchino. Eccola qui la kill cam. Proprio. Tutta per lui. Vabbè, però dai. Tutta Lì è anche per lui la molto kill cam. fortunato, molto fortunato in questa circostanza. Però ci ha regalato lo spettacolo e quindi mi Assolutamente, anche va. se adesso dovessi regalarci davvero un bello spettacolo, dovrebbero arrivare a 5-1 e farsi comebackare fino al 5-5, così vedremo ancora, ne vedremo delle belle. Oh, però non dite che Poi porto sfiga. Intanto Kisuke 1-1 porta via il primo. contro l'altro cecchino. Intanto Non ce la fa, Genetics non ce la che fa. non Piazzano ce la la fa. bomba, piazzano gli Edomina adesso sulla Piazzata, bomba. piazzata, piazzata. Che forse riesce a Oh, portarsi via 1v1. attenzione, Genetics viene proprio killato Aia! ancora Kisuke, non ce la 2v1, fa. 2v1, 2v1, 2v1. Andiamo Gli impulsivi sono in su due. Gli impulsivi Benzinator, sono andiamo su spammando Benzinator. Benzinator. Enzi, deve Vediamo giocarsi come. all'intelligenza in questo momento. L'unica cosa che può fare è Ce n'è riuscire a uno prendere quello che dietro, sta ce n'è difendendo. uno dietro. Eccolo, lo vede uno, Aia! nulla da fare, lo Niente. liscia. Molto sfortunato, Benzi. Ma è Oh, però da 10-8! dietro, si Sta rende conto che arriva dentro, l'avversario, però sta dentro. No, viene molto sfortunato lui, Benzi, killato molto da sfortunato. Domitz.
Grande giocatore di Domitz, ma molto sfortunato anche Benzi, peccato, si era fatta una bellissima giocata. Sì, infatti, 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 assolutamente. Vediamo se ci fanno vedere questa killcam. No, non ce la fanno vedere. Non Gioca ce la vogliamo fare. deciso. No, non De ce la no, fa vedere non niente. ce la fa Sì, vedere. sì, Andiamo sì, ecco qua. direttamente. Quindi Ed è abbiamo questa la intanto mappa, si Kisuke. Io perdono. direi di darci molto spazio perché ormai ha detto Mirmi, guarda, la telecamera deve avere su di me. Quindi abbiamo notato che noi gli abbiamo portato sfiga, Assolutamente. soprattutto. Abbiamo soprattutto questo, che ha fatto grandissime cose, tra cui un grandissimo fa una final kill con Comunque in questo il momento quickscope. sono 2 down per Sì, gli impulsi attenzione tra Kisuke, se ne Lilith e trova uno Domitz. davanti, non lo va a killare Hitmarker per lui, ma Mamma mia, poi killa Genetics. Kisuke è assolutamente, Kisuke sta trascinando la sua squadra da world 10-2, leader. mamma mia. Domitz ne porta in altro, 1v1 Kisuke contro Benzinator. Allora, eccoli qui, li possiamo vedere nella minimappa. Sono No, mi ha lì, sono racchilato. lì, No, sono non si sono lì. visti. Non si sono visti, Ok. no, niente da fare, non sono lì. 1v1, Benzinator, credo abbia molto più esperienza di Kisuke per queste situazioni, quindi do favorito lui in questo 1v1. Vabbè, anche se Sì, qui un po' più di girano sangue più freddo ci squadre. vuole. Sì, Perché intanto però Kisuke gira, Benzinator è non fermo, si vedono si, ancora, non non si si vedono sono ancora. ancora Ah, adesso incrociati. l'ha visto, non l'ha visto, non l'ha visto, è passato No, dietro, non non l'ha l'ha visto, non l'ha visto. visto, sta ancora fermo, sta ancora, secondo me Ai, in questo va a momento andrebbe a plantare, e vederlo. infatti, così è. L'ha capito, E bravissimo. infatti l'ha Infatti capito. porta a casa il round, come la pronostico. Io direi che più dell'esperienza è stato il sangue freddo qui l'ha portata a casa. Sì, l'ha fatta, ha ragionato, è stato sicuro della scelta che ha fatto e l'ha portata fino all'ultimo, è tenuta fino all'ultimo e l'ha portata a termine. Assolutamente, ha vinto Molto tutte bravo in questo caso, quindi il nostro benzinetto, quindi 5 a 2. Direi, ragazzi, come la e 3. mettete mo voi del Io spero un bel pronostico? comeback degli Edomina, per un bel comeback degli Edomina fino a 5-5 perché te la giochino lì, però non lo so. No, Intanto secondo me cambiano, vanno su vincono B. l'attacco ora, Matte, se gli impulsi se la giocano bene la difesa vanno Io spero invece che facilmente. vincano gli Edomina almeno fino a 5-5, spero proprio. Attenzione, Genetics Sono ne vede salvi là, si uno. portano Aveva la via bomba, Matte. attenzione, aveva la bomba lì. Viene killato proprio. Domitz col cecchino. Ha fatto Intanto io ho davvero ancora la magia. Allora, Benzinator. Vediamo un po'. lo chiedevo, Frank, sono Benzinator. due, Sono sono lì, se ne tre, trovo uno davanti. turna. Bravo, Allora, Benzi Benzinator. turna, Benzi turna l'avversario in questo Sì. momento. Sì. Frank, Dai, intanto. Benzi lo sa che ce n'ha uno terzo piano. Lo sa perfettamente e sta cercando il punto dove mettersi per prenderlo. Sì, però stanno cercando di cambiare. Vediamo un Mi stanno pochettino. facendo Vuole un change up coprire i Frank. giocatori, E no? infatti lo Aia! vede. Benzi lo vede uno. Frank, Gli adesso impulsi si non devono vogliono muovere. concedere. Si devono Esatto, muovere. gli impulsi Occhio che non. si sono separati. Aia, Occhio che c'era si fatto sono sentire. separati. Occhio si sono Benzi che separati, torna però Benzinator davanti. dà ragione a se stesso. Sì, Ne va a killare uno. 2v1. 2v1 e Masti sta andando a controllare A. Intanto Frank viene killato. Attenzione da Masti, infatti, come diceva il buon Andrea. Andiamo quest'1 v 1. Andiamo proprio su Masti, sappiamo dove si trova È che è un po' Benzinator. azzardata andare sul Benzi, terzo un po'. piano con una Benzi mitraglietta. invece Quella sta cercando di di Masti. fare la giocata della vita in questo momento. Che possa Ma permettere un secondo me sta. recupero. No, no, occhio che si trovano. Occhio che si trovano. Mamma mia, No, Benzi. non si sono Che visti. fortuna, che Attenzione, fortuna. attenzione, attenzione che mo in questo momento Benzi è in vantaggio. Ha vinto, Vantaggio. Benzi ha vinto il round. Benzi ha Sì. vinto il round assolutamente. Sì, un po' Peccato. troppo. Guardo un po'. Troppo. Ma Masti ha preso una kill importante comunque in questo momento. Benzi non doveva regalargliela. Sì, Sì. quello sì, però è stato un po' troppo a cercare un po' a caso, un Avversario. po'. Sì, esattamente. È stato troppo tempo a pensare dove fosse invece che provare a disinnescare. Assolutamente d'accordo. Allora, vediamo in questo momento, quindi 5 a 3 per quanto riguarda Chad, per gli Impulsive. Nel frattempo, vi ricordo 1-0, come potete vedere in sovraimpressione, il conto totale, Vibe 1, Impulsive 0. In questo momento Domiza va quasi a plantare, Masti fa il giro, io direi di andare su Kisuke, che viene killato. Gli aveva portato sfiga al Mamma contrario, mia. dovevamo inquadrarlo, dovevamo inquadrarlo.
Però Dovevamo andare su di lui. Impulsive secondo Attenzione, me Shark si sono viene piazzati la killato. bomba. Sì. Impulsive 2v3, 2v3, bomba piazzata per gli Imbi in questo momento. Attenzione, Masti, Ai ai ai, oh contornato, Masti, come ha contornato, fatto, ne fa uno, oddio. fa Frank. Sa che c'è un altro, Masti però ha non viene sbagliato tutto seguito. in questo Resta solo momento, ma... Domiz. Domiz... Resta solo Domiz. Domiz, Lo vede, male, si è l'ha fatto visto, si segue, sono segue da visti. dietro, blocca È da dietro. chiuso, è morto Domiz, è morto. Infatti. È infatti così, è. 4 Matte. Genetics che va a 5 a 4. disinnescare 5 a Ok, adesso. 4. E per la gioia dei due ragazzuoli che mi stanno accompagnando questa sera, c'è un piccolo comeback. Intermezzo, inverti Madre parti, di il replay Domi. non parte. È infatti così. E direi che Io andrei a vedere un po' Genetics, che secondo me può infatti guarderei tirare Genetics qualcosa che adesso. deve riscattarsi per portare i suoi magari sul podio in Non questo muoviamo la momento. cam, non muoviamo la cam. Non... Teniamola fissa su Genetics, Frank si fa il primo sangue. Va a plattare, Domiz occhio. pareggia i conti, Domiz pareggia i conti. Però intanto 3v3, vediamo ora. 3v3. Attenzione, Aia, Kisugi ne Genetics porta viene via proprio uno. killato in questo momento nel cambio di cam. Domiz ne Mi porta spiace, via un ragazzo, resta altro. solo Zambot. Resta Zambo. solo Zambot, Zambo ne ne fa porta via uno, uno. in questo caso è Domiz. Resta contro Kisuke e Shark. Va, non va a Niente, peccato, killare. peccato. Aia, Fa Zucca Kisugi Domiz. Aia, attenzione, attenzione. Tu che spara sul cadavere di Zambo. Aia, aia, Mi piace sei quando succedono queste a cose. 4, vedi, ha ragione. Finalmente ne trovo uno che dice che gli piace anche a lui. Che si Perché crea c'è tensione, no? più... Esatto, c'è più tensione nella partita, Allora, ha mi piace sfogato la sua questa tensione cosa. a Kisugi in questa maniera, assolutamente. D'altronde... Adesso c'è Ashen CTF. Allora, ragazzi, 2 secondi di pausa e torniamo su. Siamo tornati come avete potuto vedere, non l'ho preannunciato, non ho detto nulla, ma è una delle novità un po' che avremo negli streaming, ovvero l'introduzione, massimo a serata dei nostri sponsor, in questo caso come potete aver potuto vedere da tutte le sovrimpressioni e soprattutto dal prossimo streaming che farò io o farà Rampage o Gladi, che noterete che avremo le cuffie Turtle Beach, quindi sponsor ufficiale della CPC e della CVL e delle varie ODC, che appunto ci ha concesso queste, come dire, queste cuffie da mostrarvi durante le dirette, perché saranno anche, non solo perché è muro per previsione sponsor, ma saranno anche quelle che troverete alla LAN della CPC, della CVL, che appunto indosserete durante tutte le partite. Quindi ci saranno le cuffie marcate Turtle Beach alla LAN dei campionati a cui state partecipando, ripeto, CPC o CVL. E avete visto anche l'altro nostro sponsor, Fritz, che abbiamo mandato appunto in onda un piccolo spot di 30 secondi per ringraziarlo per tutto il supporto che ci sta dando a tutte le competizioni a cui voi state partecipando in modo gratuito e vincendo tantissimi premi. Non so se volete aggiungere, avete aggiunto qualcosa su tutto, se volete aggiungere anche qualcosa sugli sponsor, sarei lietissimo, ragazzi. Matte, io... Allora, Cosa? Ma se vuoi aggiungere qualcosa tu, io non so, non ti dico Matteo, di più. dai. Fritz, me lo ricordo come Tu sei uno sponsor, mi ricordo che che parla, che parla... alla LAN di Legnano mi ricordo le loro caramelline energetiche.
Io direi che possiamo Sì, partire con assolutamente. CTF. Ascen CTF. Esatto, innanzitutto scusate che siamo sull'1-1 in questo momento, aggiorniamo il risultato. Succede, praticamente abbiamo avuto HP vinta praticamente dai Vibe, Ched vinto 6-4 dagli Imp, quindi totale 1-1 ragazzi, e si va con CTF su Ascend, che è una partita che mi piace. È una, scusate, una partita che mi piace, soprattutto anche la mappa. Non so se siete d'accordo, ma per esempio a me, in questo caso, la mappa mi piace e mi gusta. Se Allora, volete io fare, non guarderei un so. Frank, che secondo me fa un po' Io più partirei invece da offense. Genetics. Io partirei da Genetics, che mi sembra che in questa partita farà la differenza, assolutamente. Ma Genetics è solito usare la R, non lo vedo più come prima Se usanza. va Quindi ma penso che se sia quello va che farà la male non è differenza. colpa mia, ragazzi, è colpa di Matteo. No, invece Frank secondo me fa primo sangue, te lo dico io, Matteo. Farà un po', eh. Oddio, Matteo, per pensa. poco ci Non sei ci andato vicino. credo. Io direi di andare su Masti, che se l'è meritato tutto. Vediamo Masti ora è red down per gli cosa per succede. le No, domino. non... Intanto Shark, bandiera per lui. Andiamo un po', però non re, chi è che è rimasto? Non è rimasto nessuno dietro, quindi viene killato Shark da Genetics, che di gran carriera se la fa ripagare. Vediamo Dimezzando. ora kill proprio su di lui. Direi che molto equilibrato questo inizio di match, soprattutto Sì, sicuro in assolutamente, base di kill. assolutamente. In base di kill 0-0. anche di flag anche quasi Io se devo recuperato e sbilanciare sul portato almeno diciamo nella mappa. pronostico. Se devo sbilanciare sul pronostico, dico che questa partita la vincono. Direi forse per come sono partiti gli Impulsive, che stanno dimostrando di voler vincere a tutti i costi, quindi non concedono nulla. Soprattutto questo ti fa onore, non so se siete d'accordo Andrea, perché va contro il suo pronostico. Io no, esatto, sono contro, secondo me vincono i Vibe, magari Vincono anche i Vibe. vibe, quindi resti della tua. Sì, assolutamente. Secondo Intanto, me nelle lui, modalità re. respawn sono superiori i Vibe, poi in Ched Comunque c'è da dire abbiamo che in visto questo con cosa è momento successo. Masti ha rubato la flag agli Domina. Sì. Ai 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 ai, male, male, Ah, male, male, male. occhio, occhio ora, in questo Questo momento. Hamad Frank e Fuma lo Gran, gran chiamano. casino in mezzo. Scambio non solo di kill, ma anche di flag. E Zambot che a gambe elevate corre dall'altro lato Zambotta direi per assolutamente andare a, un 0 se per a gli segnare il Domina. punto dell'1-0 per i Vibe. Come se non bastasse, se ne trova due, ne killa uno e se ne scappa. Attenzione, va Adesso i Vibe anche. stanno iniziando a carburare, quindi non vogliono più concedere Sì. nulla dopo la partita di prima. Intanto direi che Frank e Genetics un po'. Rendono fede Io al andrei a pronostico guardare delle nuove. Genetics in questo momento. Andrei a guardare Genetics, che penso che si possa uccidere quello che ha appena rubato la flag. Niente, ragazzi, Non è 4-0, vero, è stato appena killato. Intanto, incredibile. Kisuke. 1-1 intanto. 1-1, Vediamo, attenzione, 1-1. 1-1. Kisuke stava lì in zona dove era morto Genetics. Nulla da fare. Perché è una bella partita, Pensavo che potesse fare qualcosina. tirata, Sì, molto tirata questa partita. assolutamente. Sono molto contento di vedere due team che se la giocano finalmente. L'ultima streaming, se ti ricordi bene, non sono mai state giocate, tranne per i Ched, però. Sì, assolutamente. Mi hanno raccontato anche lo streaming dove c'è stato il Io Rampage. intanto Non è stato Genetics è tornato molto domino. Genetics ha combattuto. fatto un numero che può portare la flag, e anzi ci riesce. Ah no, la flag è stata catturata da quello No, che ha preso no, è Vibe. rubata la flank. C'è la È Shark turnata sulla e ce l'ha flag. dall'altro lato Shark e opposto. Genetics, i Quindi portatori della stallo, flag. stallo. È stallo in questo momento. Io direi di stare. In questo momento Shark sto su si muove in un Genetics. posto bruttissimo per tenere la E infatti flag, è morto, molto vediamo se brutto. viene recuperata. Però attenzione, Genetics è sotto attacco. Né Frank lo 2-1, 2-1. difende. E va, si va sul 2-1 per i Vibe. Ha ragione di Andrea in questo caso, che è rimasto fermo sulle sue convinzioni. Cosa? Quindi abbiamo. In questo momento stava ancora
su Genetica, andiamo su Mamma mia, chi su Frank, cosa sta facendo? Gli sta distruggendo il mondo in questo andiamo su momento, Frank che ha pure la flag in questo momento. È da solo Rambo. perché abbiamo Shark che è Rambo, morto, però accavaglia, viene no? killato. Attenzione, 4 tutte e down quattro morti. per gli Impulsive, Tutte e 4 down quattro per gli morti. Impulsive. Sì, infatti Benzinator va, 3-1, 3-1, 3-1. 3-1 assicurato. Comunque, 3-1. guardare come Genetics sta già che gli avversari arrivano da quali. Block fa. Ah, peccato, stava a partire doppia. Invece, Benzi gliene ha rubato uno addirittura. Possono portare la quarta flag in questo momento. Se ne sono dimenticati proprio uno in flag degli avversari. Sì. Forse li può stoppare. Non ci riesce. È Non ci 4 a riesco, 1. eccolo qui, Zambot. Io sono rimasto su Genetics fino all'ultimo per vedere come bloccava qualche avversario, però in questo momento è stato bloccato lui. Io direi di andare su Frank perché sicuramente sarà il prossimo a tentare ad aggredire la flag, va a stunare un avversario, Possono ancora infatti farla è questa proprio lui. cattura, possono ancora farla, basta che passino Sì, 13 l'annetta. secondi alla fine, vediamo cosa succede. Va. Secondo No, me invece cercano di stallo. nuovo di Sì, perché far poi ultimo. c'è praticamente stata presa Esatto. il tick da parte di Massi. Attenzione, Frank Ed è ne trova 4-1 uno, primo ma niente da side. fare. 4 a 1. Attenzione. 4-1. 4 a 1 e quindi abbiamo, ragazzi, situazione di 4 a 1 il primo round, il primo side per i vibe e ricordo in totale, come potete vedere, sono in pressione 1 a 1. 4-1 la vedo un po' difficile in questo momento per gli Impulsive, ma niente impossibile. Chissà, in un Io comeback uno guarda, ti rimette chiedo tutto. qualcosina, ma io sono sicuro che chi resta fermo sulle sue convinzioni è Andrea. Anche perché non Sì. gli conviene in quanto sta vincendo. Comunque. Allora, vediamo, io guarda, Frank in questo momento Ah, gli l'ho Impulsive lasciato che possono provare a fare la aggrediva. cattura. Possono fare la cattura Infatti, agli però, l'ho Impulsive. lasciato che No, aggrediva e sta non ce la fanno. aggredendo in questo momento la Ancora? parte difensiva perché è andato a recuperare una flag. Sì, Frank sta giocando davvero bene questo CTF in Sì. particolare, Beh, ma anche Hardpoint, molto bravo. io direi che in questo caso in particolare sta dando grande Mamma spolvero. mia, Frank, Serie cosa di sta 7, facendo? ragazzi. Sarà va a rubare anche la bandiera. Direi, Frank, portatela a casa. Ah, niente, Non se la niente, porta a ma dai casa, chi non tu che. peraltro per coronare, no? Un po' la situazione che si stava venendo a creare, però purtroppo Ma era mezzo una contornato di mazzanata. avversari allo spawn loro. Vediamo Assolutamente che sì, nel quella frattempo va parte. comunque a recuperare. Questa è la seconda flag all'inizio del side che è andata a recuperare. Mamma Vediamo mia, ora. Genetics ha recuperato il risultato comunque, c'è da dire. Si sta riscattando un po'. Vediamo ora le prese con un avversario nel tentare di Niente, catturare la in più flag, nulla da fare. erano in due, ha fatto Sì. molto, era molto difficile vincere quel Allora, challenge. chi è che non vedo in gran carriera in questo momento? Proprio gli Imp. Vediamo però, andiamo però un po' su Shark. Intanto Masti, però Masti è Mamma rimasto da mia, solo. Benzi, Benzi si è fatto una doppia importante in questo momento il flag perché ha impedito una cattura facile agli Impulsive. Poi È col suo vero, è finire in vero, è campo. vero, è vero. Intanto, oh, scusate, ho cambiato tag, volevo andare un po' su Genetics. Andiamo su Frank, Frank, vediamo cosa che sta ne killa. facendo, ragazzi? Incredibile. Attenzione però, Zambot, vediamo che. Ammazza il compagno per Ma sì, tagliargli Hisuke. esatto. Per un attimo Nulla ho da fare. flashato e pensavo che Hisuke fosse Frank e si fosse vendicato sul Tama. No, vediamo ora Zambot se riesce a recuperare un po' un Genetics, piccolo cosa sta danno. facendo Infatti ce la fa, Genetics? ce la fa, ce la fa, ce la fa. Che ha recuperato la flag appena rubata. Genetics sa già che gli avversari arrivano da qua, sta facendo il possibile per impedirlo. Solo che era solo in flag, dovrebbero aiutarlo i suoi compagni. Dovrebbe esserci Zambot, no, è andata dalla parte centrale. Intanto Kisuke se ne rende Se ruba la conto e flag, dice sì, grazie ruba la flag. ragazzi per l'incertezza. Io me ne vado con la flag. Ah, ma è l'erroraccio di Domitz qua che non copre il compagno. Erroraccio. Occhio, occhio, occhio qui, vediamo Kisuke è da solo, solo con Shark, però abbiamo Mamma mia, Zambot Zamb. dall'altro lato. Eccolo qui che si è preso la flag. Kisuke fa di tutto Attenzione, per se Genetics lo difendere la flag ammazza. avversaria. Non ce la fa. Non ce la fa, Genetics non ce la fa. ha fatto un recupero spaventoso in questo momento. Direi di sì. Ottimo, ottimo, Direi di ottimo, sì. ottimo. Devo dire che Genetics si sta davvero riprendendo. Sta davvero riprendendo e sono contento che non ci sia nessuno che può giocare Attenzione, da viene parte. sparato, viene ferito, cerca di dileguarsi e non ce la fa. Niente. Però E Benzi è domina. lì, Benzi è lì, Bloccano Benzi è lì, tutto. Bloccano 5-1. tutto e fanno il 5-1. È matematicamente chiusa questa partita adesso.
Sì, direi che Sì, un minuto dalla fine è matematicamente chiusa per i vibe in questo momento. Beh, io direi allora, direi ti faccio una serie di nomi, li inquadro e te mi dai un voto per quello che hai visto fino adesso. Partiamo con Frank, quindi con i vibe. Allora, Frank, devo dargli un bel 9,5 perché sta giocando bene tutte le modalità, tranne un errore in cerca di distruggi, per cui 9,5 proprio gli devo dare. Zambot? Zambot un bell'otto, perché comunque non sta giocando male, un pochino sottotono in cerca di distruggi, però. Io gli avrei dato un 6,5, ho detto proprio Vabbè, sinceramente. noi fino adesso, fino adesso. Fino Fino adesso, adesso, Andre. sì, fino adesso. Fino Fino adesso, fino adesso. Allora, adesso. Per quale motivo un Benzi. 6,5? Perché HP non l'ha giocato proprio come lo conosciamo, che sappiamo che Zambo è un buon player. Sì. Ha un po' fatto un po' male. Anche Chad non ha brillato come appunto lo conosciamo, quindi qua discreto, Secondo me 19-19, invece in hard point ha fatto però delle 8-9. buone rotazioni, bisogna guardare anche dal punto di vista tecnico, non solo di skill. Sì. Però adesso. Benzi? Benzi non Aspetta un attimo. saprei, perché Benzi ha giocato molto bene, cerca di distruggi un po' meno l'HP, adesso ha giocato Sì. un buon CTF. Io direi boh, Un 7,5, 7 più, 7 più io gli sì, do. anch'io sono intorno al 7 comunque. Genetics. Genetics, ha giocato male il cerca di distruggi, normale l'hardpoint e bene il CTF. Ok, quindi Molto abbiamo dato indeciso. un po' il valore dei Vorrei vibe e un dopo 7, daremo un 7 sicuramente quello più, degli sì. imp. Tanto Secondo me vediamo qui anche. la killcam da parte di Zambot, l'ultima kill fatta del match. Beh, io direi che arrivato a questo punto si incomincia un po' a delineare perché comunque 6 a 2 per i vibe. Intanto, scusate, ragazzi, non scrivo 6 a 2. Quindi abbiamo un totale di 2 a 1 per i vibe, quindi non è. Per i vibing. Beh, per i vibe, considerando che giustamente, perché io direi che da quest'anno è un po' doveroso fare questo rapporto, soprattutto questo raffronto da chi è che vince a Ched e chi è che vince a più appunti. Perché chi è che è Sì, bravo a sì. Ched non è bravo a punti, è un po' svantaggiato e viceversa. Quindi quando si parte con 1-0, poi 1-1, non è detto che sia tutto rose e fiori, insomma, per chi è che ha vinto la mappa in Ched. E infatti, quindi si sta delineando un po' come abbiamo visto in qualche streaming, che chi è bravo a punti, come matematica vuole, si porta a casa la CV. La partita. Comunque, avevo spazzato prima la modalità che c'è adesso è Uplink in BioLab. Uplink in BioLab. Vediamo Uplink, curiosi davvero di vedere come possono giocarsela questi due team, soprattutto per tenere fede, se vediamo se diciamo danno ragione a me in generale sulla cosa che ho detto per quanto riguarda Ched e punti, se confermano saranno l'eccezione che confermerà la regola. Io direi che possiamo partire, arrivando a questo punto, andiamo un po' a vedere com'è la storia. Puoi partire? Partiamo. Ah, intanto ragazzi, se avete domande, fatele pure. Tranquillamente, vediamo un pochettino come. Se possiamo rispondere un po' alle vostre domande, se avete qualche curiosità, non so, volete sfottere qualcheduno, qualsiasi cosa, ragazzi, sfottere in senso ironico, non cattivo del termine. Allora, io direi, Andrea, dammi il tuo pronostico. Su questa partita, ma io ti posso dire che per lo stile di gioco dei Vibe potrebbe esserci anche un 10 subito secco dei Vibe, 10 a 2 magari, 10 a 4 subito. Poi
Ti sei sbilanciato tanto. Lo so, però. E invece, cioè no, ti sei sbilanciato tanto, può darsi pure che non ti c'è, nel senso che di quella che abbiamo visto fino ad ora, forse qualcosina ti dà ragione. E invece, Matteo. Devo dire che Bologna è un po' più combattuto rispetto al CTF, lo so, quindi dico magari un 10 a 5 per i Vive al primo side. Ok, quindi abbiamo due vibe in questo capo. Io non fa lo faccio Sì. come testo. Io non faccio testo. Automatic super kill. Check. Ahia, scusa, ti tiro punto Benzi. Comunque arrivo subito, un secondo solo, devo mettere una cosa via. Assolutamente, assolutamente. Intanto vediamo proprio Camus Genetics che sta cercando di andare a killare l'avversario che porta la sfera. Non ce la fa Shark, o meglio, lo killa, però Shark va a riprendersi la sfera, viene rikillato a sua volta. Vediamo ora chi su che nulla da fare. Genetics ferito, imperterrito, continua e va a darla in testa Oddio. all'avversario, come si vuol dire. Vediamo ora chi su che resta solo. Chi su che resta solo va a killare un avversario, ce la fa, va a prendere la sfera. La porta avanti, si trova un avversario davanti, non lo vede, lo vede proprio adesso, ma è troppo tardi perché lo va a killare. Quindi continua la sua corsa e niente da fare. Genetics con rabbia e determinazione si prende la sfera e non ce la fa, non ce la fa. Massi ha fatto una bella doppia, Massi ha fatto E una bella doppia. direi, andiamo proprio su Frank e niente da fare, Massi va a buttare fuori la sfera. Oddio Zambo, oddio Zambo che ho fatto. Vediamo ora Genetics, sfera per lui. Ora Viene Zambo sono due fermato, io punti, direi, Masti, vediamo. come troppo equilibrato questo inizio? Ma diciamo che ha cambiato un po' le aspettative, mi aspettavo subito tanti punti di fila dei Vibe, sì, proprio per il loro stile di gioco, però invece stanno stupendo gli Imp, dai, diciamola così. Stanno Beh, diciamo tenendo che erano, testa, sì. comunque i Vibe erano andati vicino alla prima Molto segnatura, spesso. però nulla da fare per loro, che sono stati fermati proprio lì, in quel caso Genetics stava già esultando, però è Scusa, stato adesso mi è bloccato in saltato, ci aria addirittura. sono, pardon. Ah. Oh, rieccoti, ti sei perso una quasi. Com'è? Ancora Un in punto, pareggio. proprio Genetics stava andando praticamente in canestro, nel caso di Ah, ci è dire, era stato riuscito. fermato in volo a 1 metro di distanza quasi, quindi veramente c'è stato proprio Dovrebbe avere una... il punto dei vibe comunque in questo momento, Attenzione eh. perché, ecco, era stato stunnato, non ce la fa, Vedi, arrivo io e porto ritorna fortuna, porto Relix fortuna. e porta fortuna ai Vibe con Genetics, che ce la fa questa volta con Però l'apporto di non è ancora Relix, finita. direi. Con il tuo apporto morale, direi, no? Sì, Tanto due assolutamente. down per. Aspetta, forse ci sono 4 down, mi sa, perché Genetics ne ha due davanti, niente muore. Ai. Gli Impulsi vogliono assolutamente recuperare questo risultato. Qui è stato un errore da parte loro perché Green è totalmente scoperto, infatti vanno già a fare punto agli Impulsive. Hanno regalato un punto agli Impulsive in questo momento, Sì, Vibe. scusa, infatti in questo momento mi sono giusto perso, eccolo qui che Erroraccio, stavo rispondendo in erroraccio dal. chat. Esatto, erroraccio dal Esatto, portatore di palla 2-2, dei Vibe. 2-2. 2-2. Per intanto non c'è nessuno, direi di tornare proprio con Shark, in questo caso, che va a stunnare un avversario, lo va anche a killare, si trova quello con la sfera, non lo riesce a fare, lo fa in questo momento con l'appoggio di un compagno, cerca di dileguarsi, attenzione, ti trovano uno davanti, nulla da fare. Bravo Frank. Mamma mia, Domiz vuole fare il punto da uno. Ci vuole provare, non ci riesce. Però Attenzione, arrivo vediamo io che ora sono Zambot lì. alle prese. Attenzione con due Madonna. avversari. Si suicida. Zambo dovrebbe Giustamente si scenare una butta fuori. morte. Si Dovrebbe butta scendere fuori. da Si butta morte fuori. e resettare la palla che rischiare di perdere. Giustamente. Gli Domina buttano la palla lunga inconsci del pericolo che hanno scatenato in questo momento, perché se riescono a correre Sì. da green fanno il punto gli avversari, andrete a vedere Kisuke che porta la palla. Ah, infatti, eccolo qui, ce la sta per fare. Attenzione, viene stunnato nel momento decisivo. Erroraccio! Ha sbagliato Kisuke, come ha Mamma mia, sbagliato! 2-2, direi che Genetics
in collaborazione con i suoi compagni, perché poi sono andato subito su di lui e veramente hanno fatto, hanno salvato un comeback assurdo in questa fase. Eccolo qui, Shark su Genetics. In questo caso, però, purtroppo prima c'era stata la kill proprio su Kisuke. E quindi direi Kisuke grandissima ha azione regalato difensiva, davvero. grandissima azione difensiva, no? Assolutamente, No, io direi assolutamente. più che altro un errore d'attacco da parte di Kisuke, doveva tirarla molto prima perché sapeva che non gli bastava il tempo per arrivare là sotto. Quindi non lo so, credo che sia stato più un errore da parte di Kisuke che degli altri che hanno salvato. Allora, nel frattempo mi dicono i Ah, vari gli Impulsis punteggi. partono davvero Sì, bene, gli Impulsis, infatti, un infatti. attimo solo che fra poco vi diciamo No, gli tutto. Impulsiv non ci stanno, gli Impulsiv vogliono assolutamente vincere. Hanno sbagliato a tirare una palla però, erroraccio qua. Sì. Attenzione, però infatti no, nulla da fare, nascono lontani, peccato, potevano Ah veramente no, qui ha andare. sbagliato, Masti ha davvero sbagliato a pushare dal green, da red, scusate. Intanto io sono andato su Anche se Kisuke, la palla la presero loro, stunnato, la palla la tengono attenzione, loro, nulla da fare. niente. Infatti è Benzi che va a recuperare Mamma mia, Sfera. cosa sta Attenzione, è facendo? passato in green, se ne trova uno Benzi, davanti, vabbè, viene peccato. killato, Masti prende ancora Attenzione, ma Sfera. potrebbe essere un punto critico, un punto critico. Sì! Occhio Kisuke, a sua volta non ce la fa. Kisuke E la infatti salva proprio in poi. extremis, la portava via in Sì. extremis proprio. Assolutamente. Intanto Frank Frank vuole va a fare il prendere punter 1, Sfera. Frank vuole fare il punter 1, ma non ci riesce, ne No. dà ultimato in questo momento dal team degli Impulsive. Occhio Domitz, stunnato. Domitz è stunnato in questo momento, è empato, ti deve essere Ancora, stunnato. quindi stunnato con la granata Emp. Butta Sfera, Ah, viene Domitz, killato. peccato, peccato. Kisuke deve tornare, i suoi compagni sono in difficoltà, adesso faranno un tiro da uno le Domini, no? Sì, ok, perfetto. Un tiro Ora da uno, vediamo un pochettino. oddio, che Scusate, ho errore dato di uno sguardo alla Kisuke. chat. 3-2 per le Continua. Domina, Beh, 3-2 per le sì, Domina, 3-2 eccolo per le qui il Domina. punto. Non l'ho visto il punto, quindi non dico eccolo qui perché non Ah, l'ho errore di visto. Masti che fa un dash inutile proprio in questo momento Sì. per lui. Intanto Oddio, vediamo un Domitz. pochettino. Quindi c'è stato questo 3 a 2 per i Vibe sotto un comeback, proprio piccolo Però non è comeback da finita. parte degli Imp che si stavano comportando bene, poi c'è stata fase di confusione, lì il primo che l'ha Anche adesso sfruttato sono c'è stati molta Vibe. confusione negli Impulsi che si trovano sotto e hanno concesso Eccolo un qui punto Genetics. sicuro agli Domina. Agli Domina, sì. Infatti 4-2 in questo momento per gli Domina Vibe. Infatti 4-2, continuiamo con in questo caso, allora andiamo cam su. In questo caso Frank, che è già dall'altro lato, è in neve, che vuole bloccare l'avversario. Vediamo se Ah, ci vabbè. riesce. Ci riesce, ci riesce. Per poco non facevano punto, per poco. Sì, infatti. Ora Zambot, che butta comunque la sfera, vogliono andare a far punto. In questo momento i Vibe, che sembrano comunque avere le idee un po' più chiare, perché vanno comunque Sì, Vibe stanno spesso. assolutamente dominando questa partita. Vanno comunque spesso, oltre alla facilità a fare kill, ma non è quello, a prendere sfera. Finalmente Andiamo in Zambot questo gioca quel momento, combo come si deve. infatti, Genetics che la va a Ah, sì. prendere. Davanti c'ha Zambot che gli sta permettendo di fare il Incredibile. punto. Vediamo, lancia Genetics, non va. Vediamo Frank. No, troppo lontano. No, niente, nulla da fare, quindi si ritorna ai nastri di partenza, comunque sempre 4-2. In questo caso si va Ecco, indietro a in questo killare. momento gli Intanto Impulsive dovrebbero Kisuke. fare, dovrebbero fare un punto da due se vogliono rientrare in partita. Stanno sbagliando in questo momento però. Perché hanno fatto un lancio inutile, lo stanno regalando magari agli avversari che sono più vicini. 3 down, scherzavo, 3 down per gli avversari, Occhio 4 Kisuke, down. occhio Kisuke che fa una Fanno grande due cosa in punti, fanno due collaborazione con punti. un suo compagno. E 4-4 dice 4 a 4, Kisuke, 4 a Relix, 4. ti ascolto. Ed eseguo. Quindi porta come da Impulsive. suggerimento Imp sul Guarda, 4 pari. adesso però devono buttare via questa palla gli Impulsive, perché se dovessero sprecarla potrebbero fare il punto gli avversari. E sarebbe davvero Occhio, un grosso ancora rischio su per Kisuke loro. che sta cercando di portare Aiaiaiaiaiaia, no, il punto per le compagno. Domina, Intanto le Genetics, no. Ecco Domina fanno Genetics. punto, le Domina Eccolo fanno qua. punto. Eccolo qua. 5-4. Io pensavo Avrei avessi potuto, sbagliato. anch'io, avrei potuto farlo da due però, eh.
perché non so quanto gli convenga. Occhio Shark, però dietro di lui sta arrivando di gran carriera Genetics. Ha un altro davanti, vediamo Shark, vediamo Shark, è proprio lì, è da 2, è da 2, 6 a 5, mamma mia. 6 a 5 per gli Impulsive. Occhio lì, sta a 22 secondi dalla fine, a 22 secondi dalla fine, 6 a 5. Vediamo ora Benzinator che prova! No, 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 blocca tutto! Non ce la fa! Non ce la fa! Mamma mia! Mamma mia, Shark, cosa ha fatto? Qui, errore di Shark! Lascia! Lascia! Occhio, occhio lì! Domiz! La porta via lontano, la porta via lontano! Addirittura, è ingordo! Non la lancia, 6 a 5! 6 a 5, signori, cerca e distruggi! L'ho smentito! Mamma mia! Partitona, ragazzi, che partitona! Oh mio Dio, oh mio Dio. Adesso la cosa più divertente ancora è che sarà un altro biolab, però in cerca e distruggi. Sono due team che comunque, tipo in uplink e impostazione, si pareggiano, diciamo. Non sì, sì, assolutamente, però sì. Di gioco. Però sì, di gioco identico. Allora, io direi, giusto per fare... praticamente per fare un po' di ricapitolo... Allora, HP, perché ve l'hanno chiesto in chat, prima ero concentrato sulla chat, che volete bene i risultati, io, ragazzuoli, li ho scritti. Allora, quindi, non so, chissà se li ho scritti bene, però comunque. Allora, abbiamo gli HP, direi, sì, 2 a 2 totale, tanto per iniziare, quindi 2 a 2 tra Vibe e appunto gli Impulsive Astral, suddivisi in quest'ordine. HP 250-196 per i Vibe, CED 6 a 4 per gli Impulsive, CTF 6 a 2 per i Vibe. Allora, che avevamo pensato, ragazzi, forse qua i Vibe possono andare facilmente nelle mappe o nelle modalità punti. E all'inizio pensavamo così in uplink, però come abbiamo potuto ben vedere, schiaffo morale da parte degli Imp, che si sono portati all'ultimo con grazie a un ottimo lavoro di squadra, in questo caso a Shark, che poi è andato a segnare sul 6 a 5 dopo che c'era stato comunque diciamo un comeback per due volte, e alla fine a 20 secondi alla fine a Shark 6 a 5 per su uplink per i ragazzi degli Impulsive. E direi adesso addirittura in chat dicono Genetics ha fatto perdere i Vibe, cioè Genetics poteva fare forse un po' perdere, un po' pesantuccio, no? No, vabbè, ma non è mai colpa dei singoli in questi casi, appunto. Perché comunque è stata tirata fino all'ultimo. Se fosse stata colpa dei singoli era direttamente una partita secca per gli Imp, allora potevamo dire. Ma non darei mai la colpa a una persona sola in questo caso. Assolutamente, concordo con te. Non so, adesso Andrea dice: no, non è vero, stai dicendo una marea di stanzate. Ok. No, nel senso, forse evidentemente si riferiscono al fatto che poteva fare due punti, no? A posto di lanciarla poteva andare a fare due punti. Forse di fare solo un solo punto. Sì, però sì, forse in quella situazione... potuto salvarli. Assolutamente, quella è stata una cavolata, ma... per noi, perché lui non può vedere la minimappa e quindi non sa... Esatto. Però forse lì anche un punto poteva andare bene, a mio avviso. Comunque poteva mettere abbastanza fretta e timore agli avversari. Io direi che possiamo andare con... assolutamente. L'ultima mappa, ragazzi! L'ultima mappa! È la prima è la primo match che arriva fino alla quinta mappa, comunque, a livello di vittorie. Sì. Partiamo, e sono davvero curioso, non mi sbilancio su pronostici perché potrei sbagliare. Io ragazzi, no, ma io soprattutto ragazzi, cioè, innanzitutto, cioè, spammate, perché ultima mappa, bellissima partita, ma soprattutto vogliamo i vostri pronostici in chat, e faremo anche un po' li diremo anche in diretta per dire un po' i vostri pronostici e vedere i ragazzi come la prendono. Vediamo un pochettino, quindi ancora state a discutere sul fatto di Genetics, però un po' diverse interpretazioni, poteva andare bene, poteva andare male. Vabbè, io... è vero, loro è come nel calcio, noi abbiamo il replay e loro e gli arbitri no, noi qui abbiamo la minimap grandissima e loro no.
Non lo so, non lo... io suggerirei comunque dopo la partita di intervistare magari i due MVP delle squadre che voteranno magari i ragazzi in streaming. Iniziate già a farlo, gentilmente, dopo li intervistiamo e vediamo come... cosa pensano della partita, come è Infatti, chi andata. volete in streaming dopo per le interviste, vediamo un pochettino. Allora, direi, Frank, attenzione, è sotto attacco, ne Ne killa porta uno, via ne uno, killa un Frank ne altro. porta due. Mamma Beh, mia, Frank. direi che a questo punto, coronamento di un'azione degna è la plantata, infatti Oh, va a Kisuke ne porta via plantare. uno. Kisuke, mamma mia, Attenzione, cosa sta facendo Kisuke, resta solo esatto. Shark, Cam su Shark o su Frank, decidi te. Shark assolutamente che è 1v2, Shark assolutamente che è 1v2. Ecco, si trova Ammazza proprio quello Frank. Shark. E va a killare proprio Ma lui. mamma mia, Se ne Shark. trova un altro dietro. Nulla da Mamma fare. mia. 1-0 per i Vibe su questo primo shed. Su quest'ultimo shed, scusate. Ecco qui, kill cam. Grande Frank e Zambo e azione. Frank hanno fatto vincere il round da soli praticamente, buon per loro. Allora, qua dice Viral che salutiamo, lui ti fa Genetics e per forza stava in Gears of War, voleva vedere se ti favi un altro, no? Grande Viral, Gmezen dice vincono i Vibe, Fakes dice Ched per Gimp, proprio ad unanime per lui, poi se a tre per i Vibe per il Milanista 45 e poi Gmezen vogliamo Zambo che è MVP. Quindi Mackenzie lui ne vuole porta via uno Zambo, comunque. vuole dare Zambo proprio. Intanto Domitz non va a plantare, fa la finta perché vede Sta aspettando che gli avversari qualche pushino, movimento, sì, infatti. vogliono ammazzare almeno uno per riuscire a plantare una bomba, perché comunque non si planta mai 3v4, perché se in inferiorità numerica non si riesce a Giustamente, coprire. giustamente, 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 vediamo un pochettino com'è la situazione. Ah, invece no, Quindi, invece no, lui no, ci va a prova lo plantare, va a stesso. plantare, va a plantare. Oh, Infatti porta via no, è la Kisuke. questa è la partita. Questa è proprio così la partita. Non possono Dietro. permettersi questi cali di concentrazione e gli impulsi. Ora, soprattutto che sanno che... Oh, Masti ne porta via attenzione, uno. attenzione. Andiamo. Attenzione. Questo momento su Masti, un altro. Masti. 1v2, 1v2. Masti, Non ce la Masti. fa, non Niente ce da la fa. fare per Masti. Niente da E fare. vediamo Genetics che va a disinnescare, Disinnescare la però bomba. direi che proprio tutta la partita che va in realtà bel po' controcorrente. Di tutto quello che stiamo Sì. dicendo, cioè non si planta 3v4, pa, plantano 3v4, non si fa quell'altra cosa, niente, proprio Assolutamente, contrordine totale. Quindi 2-0 in questo caso per i Vibe. Direi in questo assolutamente. caso di ritornare, Io guarderei vediamo gli impulsivi dove. che sono in difficoltà. Se. I Vibe stanno Allora, io attaccando i direi Dinosaur verso i Vibe. Cam, in Blocchiamo questo i caso sono su Vibe. Genetics, ma guarda, io Ah, direi di Zambo ne andare porta via uno. su Kisuke ne Zambo, recupera la infatti, kill. è il primo. Stanno plantando una bomba Genetics ancora va a plantare, Domina. va a Frenzy ne porta plantare, via va a un'altra. plantare. 2v3, 2v3 per il 2v3 down, no, 2 down No, per no, gli no, no. impulsivi Sì. praticamente. Quindi Masti e Domitz per Impulsive, il resto, no? Eccolo Aia, qui, Masti che cosa ha va a killare fatto? Masti proprio su Masti su Genetics. Genetics. Vediamo Domitz. Occhio, Domitz qui 2v2, rischia. Occhio qui rischia. 2v2. Domitz lo Occhio qui vede. rischia. Domitz Occhio qui sa rischia. che è Eh sì, sfortuna infatti. per Domitz. Resta solo Masti, solo lui. Ah, Masti Solo lui. 2v2 a 17 secondi per Occhio, disinnescare ne la trova bomba. uno. Non ce la fa. Lo Non liscia. ce la È fa. 3-0, gran. 3-0 per i Mamma Vibe. mia. Ah. Niente replay, eccolo qui. Kill Bella, bella per strada. Benzi che qui fa una bella pensata di uscire lateralmente e sorprendere l'avversario. Puoi sparare anche un po' sul cadavere, Benzi. Sa che c'era. Eh beh, ci sta, come dice Andrea, no? Giusto, Andrea? C'è un detto che dice non fare agli altri ciò che non vuoi che venga fatto a te. Quindi speriamo che non glielo facciano Vabbè, no, ma loro. vabbè, dai. Dai. È come dire, ci sta. Ci sta, prova a Frank ne innervosire ammazza l'avversario, ci uno, sta Frank ne intanto ammazza uno. Frank ammazza Kisuke e Domitz è lì, Masti lontano, Shark è vicino a Ai ai ai, Domitz, cioè, dovrebbe ma esserci un challenge dentro B, Masti! Mamma mia che... Masti comunque sta giocando davvero bene. eccolo qui Masti, 5-3 Andrea serie, c'è vabbè, ancora o 1. l'abbiamo perso, Andrea? Ma secondo me è Masti morto ne porta via un d'infarto. altro, Masti. Oh, occhio, Masti ne occhio, porta via un Domitz che va a altro. plantare. Ma Domitz brava. Aia, 1v2, 1v2. Domitz contro lui in questo Infatti, momento. rosso, red, non Niente. ce la fa.
Niente, Domiz sta mancando in questo momento. Domiz, peccato, è il secondo round che perde lui. Peccato, peccato. Eccola qua, la kill cam da parte di Frank. Vogliamo il ritorno di Gears of War, chi lo dice, pure io lo voglio. Allora, se puoi dare giusto qualche piccolo commentino di quello che stai vedendo, I non... pulsi di Dan sentono molto la tensione, infatti li vedo molto scoordinati rispetto alle partite di prima. Stanno giocando molto più indietro, non pushano come nelle vecchie partite, quindi non lo so, non lo so, penso che perderanno questa partita assolutamente. Sì, Due infatti, round, Genetics, infatti, attenzione, va a lì. killare proprio uno, infatti, va addirittura a plantare. No, dico, da questo giro non ci siamo proprio fatti entrare i G-Metin pulsi di Dan. Aia, due là! dice, Due, invece, due. attenzione, 2-2, grazie per avermelo ricordato che ci poteva essere un piccolino comeback, io direi da dare Attenzione su Yimp. perché Occhio, Benzine porta via uno, Masti viene oltretutto. killato. Shark 1v2, Shark 1v2, Shark. Lo sa perfettamente, lo stanno andando a prendere. Shark niente! 5-0, Nulla da fare, Fight domina questa 5-0. partita in questo momento. Allora, G-Mezzi dice: degli Impro, vedo sinceramente un MVP a Massimo Shark. Come MVP, vabbè, dei Vibe dice Zambo. Giustamente, non, addirittura Zambo. Beh, oddio, se la lotta con Frank. Beh, La oddio, i lotta tra Vibe, Frank e bene o male, tutti Zambo. lì stanno. Eh sì. I Vibe, tutti lì stanno. Quindi vediamo ragazzi, possibile ultimo turno, io direi di concentrarci. Io devo guardare gli impulsi come si muovono in questo Forza, 5-5. Domitz, accompagnato da Shark in questo caso. Comizio sta giocando una partita ma non brutta di più in questo momento, è sempre sotto pressione, lo vedo molto distratto, non pensa a giocare con Intanto il pulse. Masti va a killare. Genetics, se ne trova un altro? No, va. Frank lo riporta via. 3v3, 3v3, Sì. non devono perdere una Vediamo. calma, Domiz sta per fare un challenge, niente, E Domiz viene killato, viene sta killato. facendo challenge verso la Domiz. Occhio qui, Shark riporta Shark, pari. molto bravo. Attenzione. Recupera Kisu è anche 2 la contro 1, bomba, 2 resta solo contro 1. Frank. Resta solo 2 contro Frank. 1. Vediamo Frank. Conoscendo Frank, penso che non challengerà mai da lontano, cercherà lo scontro più da ravvicinato, soprattutto quello che sa dove sono i nemici. Mi sa che invece gli Impulsi fanno un No, lato cambio bomba molto opposto. più. No? Sì, ma Shark intanto sta lì. Shark, non sto capendo esattamente quale sia la sua tattica, perché se arriva alla Non lo sinistra so, come è adesso. fermo, è fermo, è fermo. Occhio, occhio, Si è fatto fermo. fregare, si è fatto fregare, Shark è morto. 1v1, Si è la bomba è fatto fregare o era droppata. fermo? Domanda. No, si è fatto fregare perché comunque si è mosso quando ha visto l'avversario. Quindi si è fatto fregare lui perché sperava che Però l'avversario intanto arrivasse un po' più occhio, occhio che dritto. Frank vabbè, ormai Frank è in manca uno spot poco, però. troppo. È in uno spot infame. In questo momento la partita l'ha Infatti, vinta eccolo qui, Frank automaticamente. Frank. L'ha visto, l'ha visto, l'ha visto. Niente. Addirittura lo 6-0 delida per dei 6-0. vibe. Doveva proprio trollare Frank, c'è anche riuscito. 6-0 vibe. Non c'è stata proprio partita in questo momento. Troppa pressione per gli impulsi, si vedeva proprio. Ah, quittano addirittura, penso che non ci sia neanche... Lo Tu dici so. troppa pressione? E hanno avuto...